me la prima cosa che viene da chiedere a Davide Di Pasquale, il tuo segreto, Davide, perché tutto un girone d'andata sostanzialmente non sei stato considerato. Zeman ti ha mandato anche qualche frecciata non da poco, entri in campo, autogol sfortunato, ti potrebbe crollare il mondo addosso, invece poi in campo sei stato determinante, complimenti. Grazie, diciamo che ho avuto inizialmente dei problemini fisici, poi stavo iniziando a stare bene, c'è stato quell'episodio sfortunato con l'autogol, il mister mi ha dato fiducia e sono contento che sto giocando, sto facendo bene. Raccontiamo un po' Davide Di Pasquale, ma partiamo dallo scorso anno. Dopo un cammino difficile per Pescara e per Foggia, alla fine la semifinale è Foggia-Pescara, il capitano del Foggia è Davide Di Pasquale. Sì, è stata una partita bella, sentita, specialmente per me, che comunque sì, ho fatto tutto il settore giovanile a Pescara, quindi è stata veramente una bella partita. Speriamo che quest'anno ci sia almeno una vittoria nei playoff da parte del Pescara. Davide, l'estate per te non è stata facile perché avevi firmato ad Arezzo, poi qualcosa non ha funzionato, adesso ti chiedo cosa, poi però il destino ti ha aiutato perché all'Arezzo gli hai fatto gol. No, ero molto contento, comunque sia quando ho ricevuto la chiamata dell'Arezzo, poi il mister mi ha comunicato che non ero idoneo per il suo sistema di gioco e quindi ho dovuto fare altre scelte. E alla fine sei arrivato a Pescara, ma Davide Di Pasquale è l'Abruzzo. Da dove arriva Davide Di Pasquale? Dove vive? Dove vivrà? Ma, diciamo sono 100% abruzzese, quindi per me è un orgoglio essere abruzzese. Sono nato a Sant'Omero, attualmente vivo a Giulianova, ci siamo trasferiti con la mia famiglia a Giulianova e quindi penso che la mia vita si svolgerà in Abruzzo. Quindi diciamo che se dovesse arrivare la chiamata del Pescara per un prolungamento importante di contratto non direi di no? No, assolutamente, certo, come no. Pescara penso che è bellissimo giocare qui, è una piazza importante dove tutti vorrebbero giocare, quindi assolutamente sì, sarei contento. Adesso stai facendo un po' il Messic dell'andata, tradotto sei insostituibile per Zeman. Però il girone di andata hai pensato forse a gennaio devo andare via? No, sinceramente no, perché stavo bene con il gruppo, sapevo che lavorando duramente in settimana potevo ritagliarmi il mio spazio, quindi assolutamente no, nessun tipo di problema. L'autogol con il Perugia e il gol di Arezzo, come l'hai vissuto quei due momenti? L'autogol di Perugia è stato brutto, dai, diciamo è stato un momento dove mi è crollato il mondo addosso, però sono caratterialmente abbastanza forte, quindi sono riuscito a reagire. Arezzo. Esatto, Arezzo è stato diciamo una soddisfazione enorme segnare lì, quindi mi sono tolto qualche sassolino nella scarpa.